Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, non spaventatevi, cambio di look. Quindi, ecco, appunto, sta suonando il cellulare, quindi facciamo finta comunque di non sentire, perché ho veramente, io sono in ferie, vi giuro ragazze, da mezz'ora, dopo una sequenza interminabile di giornate lavorative. Oggi è sabato 22 dicembre e adesso ho detto mi impegno, vi faccio il video, anche perché altrimenti io lo facevo adesso. Oltre per il contenuto del video, cioè per farvi vedere i preferiti ancora del mese di novembre, era anche la mia unica opportunità per farvi gli auguri. Quindi chiunque tu sia, attendi almeno 10 minuti, ti prego. Quindi stavo dicendo, cambio di look ed era da un po' che volevo ritornare alla mia modalità frangia. Io non mi ricordo se avevo mai fatto un video con la frangia, se ho iniziato dopo, quando la frangia mi era già ricresciuta. Comunque, vabbè. Ci voleva, quando nella vita inizia tutto a cambiare, va da sé anche il taglio di capelli e quindi avevo detto alla parrucchiera spuntameli un pochettino, praticamente me li ha tagliati veramente, veramente un bel po', però insomma tanto i capelli ricrescono, quindi poco male. Allora, arriviamo al clou del video che penso che sia il motivo per cui abbiate aperto appunto vedendo il titolo, insomma scusatemi se non riesco nemmeno a articolare. Chiedo scusa anche perché mi vedete appunto con la sciarpa, non me la sono neanche tolta perché io sono appena rientrata e ho detto mi fiondo a fare il video, quindi sono proprio così come lo vedete, io non ho aggiornato il trucco, quindi non l'ho messo a posto e sono così come mi vedete. Non ho apportato nessuna miglioria al mio aspetto fisico, quindi chiedo venia. Allora, tanti bla bla per iniziare a parlare dei prodotti preferiti di novembre, appunto. Allora, da cosa posso iniziare? Questi, scusate, ho il fischio, sto diventando asmatica. Questi sono veramente, ho fatto un estratto dei prodotti che io ho amato di più questo mese, quindi non ci sono granché fronzoli. Allora, questo è un soft peeling della Santé che ho preso in una delle mie ultime puntatine, anzi nell'ultima puntatina che ho fatto al DM in Slovenia. E dato che il DM cosa c'ha di buono? Che comunque ha un sacco di mini taglie, ci sono un sacco di prodotti che hanno dei formati prova, formati travel size, eccetera, eccetera. Ho voluto provare questo prodottino della Santé ed è appunto un soft peeling per tutti i tipi di pelle, quindi è esfoliante. Ora, dove sarà mai l'inci? Per chi fosse interessato, questo è l'inci. Questa bustina qua che è da... Dunque, è divisa in due sezioni, quindi sarebbero due applicazioni per un totale di 15 ml. Mi è bastata tranquillamente per almeno una decina di applicazioni, quindi di prodotto ne serve veramente poco. Ora non ve lo posso far vedere perché, come vedete, è finito, mi sono svegliata tardi, anche perché ho potuto fare il video solo in questo momento. Ed è una sorta di cremina con dei granuli. Allora, qua dice soft peeling. Beh, io non ho mai trovato un peeling così efficace come questo. Nel senso, la cremina è molto morbida, è molto idratante ed è molto piacevole da applicare sulla pelle. I granuli hanno la misura perfetta, non sono né troppo piccoli da essere appunto un esfoliante da poter utilizzare tutti i giorni, quindi assolutamente tutti i giorni no, ma non sono neanche aggressivi. Quindi io trovo che la misura e la quantità di questo soft, mi si sta rotolando la lingua, quindi questi sono i postumi lavorativi. Cosa stavo dicendo? Quindi io penso che l'efficacia di questi granuli sia eccezionale. Devo dire la verità, ho riscontrato dei reali benefici e una reale pulizia della pelle, sono diminuiti notevolmente i punti neri. Utilizzandolo con costanza e avendolo utilizzato per 10-15 volte, anche perché poi diminuivo, aumentavo la quantità del prodotto a seconda della necessità, quindi diciamo che per un mese qualcosa io l'ho utilizzato, ho visto la differenza. Quindi quando introduco comunque un prodotto nella mia routine o nella mia detersione, igiene, pulizia e quant'altro e noto la differenza, deve essere un prodotto comunque che merita una lode. Prezzo per 15 ml, l'ho detto, devo averlo pagato attorno ai 3 euro. Risultato, se dovessi ritornare al DM, me lo ricomprerei perché mi è piaciuto parecchio. Non so
il costo della full size, quindi questo sono proprio, lo ignoro, sono ignorante, quindi non ve lo dico. Quindi ottimo. Un altro prodotto che mi è piaciuto parecchio, però con inci, ovviamente sapete che nei miei videi si spazia. Se siete delle amanti della fragranza del tè bianco, ad esempio, io ho adorato per anni il tè bianco di Bulgari, l'eau de toilette, l'eau de parfum, adesso non ricordo. Beh, la riproduzione perfetta sotto forma di bagno schiuma, che io utilizzo come doccia schiuma, è questo della Breeze al tè bianco. Io l'ho trovato eccezionale, come vedete questo boccione da 400 ml che ho comprato in offerta, circa 2 euro e qualcosa, ha la stessa fragranza, cioè la vera fragranza del tè bianco. Quindi se adorate questa profumazione, andate ad annusarvi questo bagno schiuma, anzi prendetevelo direttamente perché è una cannonata. Come idratazione o detersione ovviamente niente di che, né più né meno di altri, non è assolutamente cremoso, quindi è sotto forma gel, quindi se siete delle amanti di bagno schiuma particolarmente idratanti, cremosi, non è quello che fa per voi magari, però se puntate sulla profumazione e vi piace, andate a darci un'occhiata. Poi non è possibile, avevo messo la videocamera sotto carica, evidentemente la mia videocamera sta morendo perché pur caricandola la batteria continua a dare il segnale. Vabbè, probabilmente cadrà la linea e mi riassesterò. Quindi ci sarà un'interruzione pubblicitaria. Poi, tanto per spaziare, make-up, cosa mi è piaciuto di più? Allora, io ho adorato e sto adorando e sto utilizzando tantissimo questo ombretto della MUA Makeup Academy, lo shade numero 12 della linea Pearl, che è questo qui, che è questo duochrome verde bronzo che io adoro. I rimasugli di un trucco di stamattina delle 7 ce li ho ancora. Mi è piaciuto da morire, mi sta piacendo da morire, sono contentissima di averlo preso ed eccolo qua. Questo prodotto è una cannonata. Guardatelo. Ecco, io penso che pur con la luce artificiale possiate coglierne i riflessi ed è stupendo. Se siete delle amanti del verde e dei duochrome o comunque del bronzo, perché questi colori veramente li ha tutti e due, basta un unico colore, basta applicare questo sulla palpebra mobile e sfumare, che praticamente avete un effetto doppio, perché comunque sulla palpebra mobile avrete questo verde molto riflessato, man mano che andrete a sfumare avrete il copper subito dopo, il rame subito sopra, ed è veramente una cannonata per velocità. Secondo me ha un risultato eccezionale questo ombretto, mi è piaciuto da morire. La texture la adoro, io penso che tra tutti gli ombretti MUA che ho questo abbia la texture più morbida, più cremosa, pur essendo un ombretto compatto, ed è secondo me un ombretto da avere, è eccezionale. La durata io l'ho trovata medio-alta, quindi con o senza primer, secondo me questo ombretto è veramente buono e il costo, ve lo ricordo, insomma, si è di £1. Poi, un altro prodottino, allora ho fatto una pazzia, un pomeriggio di 2 settimane fa mi sono fiondata da Lush, io non sono un amante di Lush, anche perché ne contesto i prezzi e appunto sono entrata dentro da Lush. E ho visto dei prezzi allucinanti, cioè impensabile che io una crema corpo la paghi 20 euro, assolutamente no. Però non so perché volevo provare qualcosa, sapete quando volete regalarvi quello sfizio? Io cercavo proprio una crema corpo, un qualcosa con una fragranza che mi avvolgesse, un qualcosa di caldo. E alla fine io non conosco assolutamente, cioè ero un acquirente di Lush anni e anni e anni fa, quando ancora i prezzi non erano impazziti. E la crisi non era impazzita, di conseguenza non ero molto aggiornata sui prodotti. Però sono incappata in questo prodottino che dovrebbe essere un olio solido da massaggio, correggetemi voi che siete esperte, ed è I Love Me, ed è questo a cuoricino che ho pagato la bellezza di circa 7 euro. Ora lo vedete dimezzato in realtà era molto più bombato, era molto più cicciotto. Allora, lato positivo, mi è piaciuta da morire la fragranza, e quindi molto, è vaniglia e cioccolato, quindi questo è un cioccolato che veramente quando vi spalmate poi vi rimane la strisciata di cioccolato, quindi veramente dà una sensazione realistica, è proprio immergersi nella vaniglia col cioccolato, quindi fragranza ottima. Idratazione anche, mi è piaciuta un sacco. Due lati negativi. Uno,
che finisce subito, nel senso che io l'ho utilizzato ininterrottamente per una settimana e ho dimezzato il prodotto, cioè io so che dopo fra una settimana, se adesso ricomincio a utilizzarlo tutti i giorni, questo l'ho finito, l'ho praticamente polverizzato. E diciamo che 7 euro per un prodotto che mi dura 2 settimane, insomma, deve essere proprio una coccola è anche ben apprezzata. Mi è piaciuto, non so se lo ricomprerò, vi dirò, sarà una gentile concessione che mi farò ogni tanto. Comunque il prodotto è promosso, però cavoli, ha un rapporto qualità-prezzo tremendo, tremendo. Però comunque soddisfatta, cioè se dovessi chiedere ti è piaciuto questo acquisto? Sì, mi è piaciuto. È forse uno dei pochissimi prodotti di Lush, perché avevo comprato qualcosa tempo fa, balsami, però non mi erano piaciuti. Non mi sarebbero piaciuti neanche se fossero costati 3-4 euro, figuriamoci 7-8, quindi. Poi, altro prodotto protagonista del mio novembre e anche dicembre è questo gel di aloe vera, aloe pura, 99,9%, a cui ho dedicato un video che vi rimando da qualche parte, o comunque basta digitare su YouTube The Gabri Shop gel d'aloe vera, pelle mista, che io utilizzo ormai come crema, cioè oltre che per i capelli, adesso non so con questo taglio, ma presumo che continuerò la stessa procedura, il plucking magari no con la frangia, però cercherò di capire come fare. Per quanto riguarda l'idratazione della pelle, anche questo abbinato al soft peeling con costanza della Xanté, una cannonata. Veramente la crema idratante per me è un di più, è veramente un di più. Questo è eccezionale, io mi ci sono trovata benissimo. Vi ho già detto nell'altro video dove l'ho comprato, questo l'ho per le locali, per le indigene del posto, della zona di Trieste. L'ho trovato al Beauty Free al confine Fernetti, quindi 200 ml per circa 10 euro, quindi molto buono. Rispetto a quello dell'Equilibra io lo preferisco, devo dirvi la verità. Poi vado avanti perché sennò non finiamo più. Un ombrettino che ho particolarmente apprezzato, mi è piaciuto un sacco, è questo di Catrice, ed è questo ombretto in crema, Made to Stay, ed è lo 070, vediamo se ha un nome, Movie Star, ed è carinissimo, appunto un po' come dice il nome, è mauve, quindi è un ombretto mauve, brillantissimo, vediamo se riesco, adesso andrò dentro con l'unghia pure, succederà un disastro, ve lo metto qua, ed è questo qui, guardate quanto è carino, ed è veramente carino. Devo dirvi una cosa, allora, costo 3 euro, 3,70 euro, una cosa di questo tipo qua, ottima durata, e tra gli ombretti in crema che io ho provato, credo che la Catrice sia quella che mi acchiappa di più. Allora, Ilaria, una pazza che segue il mio canale, ti mando un bacio, ti ringrazio anche qui, dandoti il bacio mi sono stampata il rossetto sulle mani, mi ha inviato due ombretti di Astra, i Soul Color, correggetemi se sbaglio il nome. Io ho avuto il coraggio di provarli un paio di volte e ho delle serie difficoltà con l'applicazione, nel senso che per sfumarli ho i miei beep, nel senso che il colore è pieno, sono tutti e due scuri e veramente creo dei veri disastri, quindi ho delle difficoltà, ma devo ancora capire come fare. Quindi non li promuovo né li boccio, i colori sono stupendi, l'idea del prodotto è eccezionale. Ma devo dire che con questo io sono salita in bicicletta e sono partita, per farvi un paragone, cioè con questo come texture mi trovo molto di più, come di primo acchitto, poi può essere che io fra 15 giorni ah, sul collo abbia scoperto l'acqua calda. Sicuramente, perché adesso che magari vado in ferie, avrò più tempo per truccarmi, eccetera, eccetera, potrò provarli con più calma. Finora non ho avuto proprio il tempo materiale, però ho appena visto che erano difficoltosi, li ho appoggiati, gli ho detto, con voi vi provo con più calma. Questo invece è eccezionale. Molto più morbidi di quelli di Essence, non sono minimamente paragonabili. Quelli di Essence sì, hanno un'ottima durata, ma sono dei mattoni, nel senso che sono duri, per prelevarli, cioè sono abbastanza duri. Questi invece sono morbidi, soffici e hanno una durata eccezionale. Questo veramente mi dura dalle 8 di mattina alle 8 di sera, anzi fino a quando vado a dormire. E questo colore qua è molto particolare, ve l'ho già fatto vedere, sì, è questo qua, guardate la macchiona del numero 12, adesso che ho fatto così, di Mua.
come se vedere la macchiona vi potesse essere di vostro interesse, nel frattempo mi sono anche infuzzati i pantaloni. Poi, per tornare a Mua, appunto, quanto siamo? 15 minuti. Un nude che mi è piaciuto tantissimo è stato il numero, e lo sto utilizzando veramente parecchio, il numero 11, quindi questo qui, adesso ve lo faccio vedere. Anche questo costa £1. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, anche donne dalle donne, sembra quello di Zelig, anche, guardate come ve li metto io gli swatch, non ve li mette nessuno, anche, dicevo, donne dalle labbra pigmentate, questo nude che colora, voi lo vedrete rosa, corallo, non so come lo vedrete, in realtà è un nude, che è un incrocio tra un corallo e un rosato, quindi vaglielo a spiegare che colore è. Comunque, spero che si capisca abbastanza. Me lo rimetto anche qua. Il colore è veramente carino. Quindi, è il classico colore tutti i giorni. Sta bene con tutti i trucchi, freddi, caldi. Dà un tocco di colore alle labbra. Non è troppo nude, nel senso che sparisce e cancella le labbra, ma anzi, le colora. Ma è comunque un colore discreto. Ed è molto portabile, morbido. So che c'è qualche problema sulle tinte chiare dei rossetti Mua. Ad esempio, il Lip Bloom che io ho, che vi ho fatto vedere solo nel video haul, il Vibe, che è il colore più chiaro in assoluto, ecco, quello è molto più duro di questo. Quindi, se siete rimasti un po' interdetti acquistando il Vibe della serie Lip Bloom, quindi quelli doppi con lip gloss e il rossetto, e avete detto i chiari no, sappiate che questo, l'11, è morbido, quindi lo potete tranquillamente, è facilissimo da applicare, è morbido e ha una discreta durata. Devo dire, io adesso ho il numero 1 sulle labbra, il rosso Mua, questo dura tantissimo. Allora, secondo me, per quanto riguarda i rossetti Mua, più li prendete pigmentati, dai colori scuri e accesi, e più hanno una durata sulle labbra. Più chiari, io mi sembrava di essermi toccata, più chiari sono e meno durano. Questa è un po' l'ideuzza che mi sono fatta, però vi farò magari una review di tutti i prodotti Mua che sto acquistando. Poi, e vado velocissima, altro super promosso è questo smalto di pupa che abbiamo visto in lungo e in largo in tutti i video. Grande durata, bellissima l'idea di questi glitteruzzi, quindi molto luminoso e soprattutto facile da togliere. E non è facile fare uno smalto pieno di glitter, facile da togliere. Io con questo non ho avuto difficoltà ed è l'812. Poi mi fermerei qua. Questi sono, diciamo, è un estratto dei miei preferiti, anche perché sono 17, 18 minuti che parlo. È un estratto dei miei preferiti del mese di novembre. Poi ci vedremo, ne farò un video magari sui preferiti del 2012, fatemi sapere se vi interessa oppure no. Ci saranno probabilmente, spero, altri video durante le mie ferie, spero di avere finalmente tempo. Nel frattempo, per chi fosse arrivato fino a qua, fino alla fine del video, visto che la batteria non è ancora crollata, grazie a Dio, approfitto per farvi appunto gli auguri. Di cuore, abbraccio veramente tutte le ragazze che hanno commentato in questo anno, comunque con le quali veramente c'è stato uno scambio. Anche chi magari vede i miei video per abitudine, magari non ha palle, non ha voglia di commentare, eccetera. Comunque, veramente un augurio di cuore. Passato un bellissimo Natale. Spero di fare un altro video prima della fine dell'anno. E niente, vi mando veramente un grande bacio. E ci vediamo al prossimo video. Striscio. Ciao.